Buongiorno, dottor Fiorenzo Marinelli. Lei ha lavorato fino a pochi mesi fa al CNR di Bologna, oggi collabora con diversi istituti di ricerca. Ci troviamo all'Università La Sapienza di Roma, dove sta conducendo una ricerca enzimatica sugli effetti appunto del Wi-Fi, in collaborazione con il professor Mario Barteri. Ci può raccontare in che cosa consiste una ricerca enzimatica? Sì, abbiamo visto nella bibliografia, cioè nelle pubblicazioni già fatte, che è stato trovato che nei pazienti affetti da MCS e dell'elettrosensibilità c'è una diminuzione della disponibilità del glutatione che serve per eliminare i radicali liberi formati dalle situazioni stressanti a cui le cellule vengono sottoposte. Stressanti a livello psicologico o in No, che... stressanti a livello chimico e fisico. Per esempio, l'esposizione a campi elettromagnetici produce a livello delle cellule la formazione di radicali liberi che questi enzimi hanno il compito di eliminare. Cosicché vogliamo vedere se le radiazioni elettromagnetiche del Wi-Fi comportano un'alterazione della cinetica di questi enzimi all'interno delle cellule. Per farlo abbiamo esposto queste sostanze a emissioni elettromagnetiche di un router alle radiazioni del Wi-Fi. Attraverso un router che si usa normalmente in casa abbiamo convogliato il segnale in una cella TEM dove è contenuto in una provetta questo enzima che viene appunto irradiato con le frequenze del Wi-Fi. Dopodiché queste sostanze enzimatiche vengono lette allo spettrofotometro e si vede la reattività della cinetica enzimatica, cioè si vede se l'esposizione a campi elettromagnetici del Wi-Fi comporta un'alterazione nel funzionamento di questi enzimi. Ci sono già dei risultati? Abbiamo già dei risultati che sono molto interessanti, in cui si vede che la cinetica enzimatica di questi enzimi viene rallentata e questo significa che se una persona viene irradiata con campi elettromagnetici della frequenza del Wi-Fi, gli enzimi e il glutatione presente nelle cellule di questa persona possono subire un rallentamento nel funzionamento e quindi possa comportare un'alterazione del metabolismo cellulare dei pazienti. Secondo lei questo potrebbe giustificare la grande sensibilità che hanno le persone elettrosensibili nei confronti proprio della radiazione del Wi-Fi? E è possibile che il Wi-Fi riesca in qualche modo a diminuire questa reattività enzimatica a livello delle cellule, per cui l'accumulo di radicali liberi può portare a disturbi nel paziente. Lei ha condotto questa ricerca grazie anche a un finanziamento dell'associazione Amica e sempre in collaborazione con Amica sta portando avanti una ricerca invece cellulare con l'Università dell'Insubria, il professor Jean-Marc Bonaparte. In che cosa consiste quest'altra ricerca sul Wi-Fi? È collegata a quella che abbiamo fatto sugli enzimi in vitro, però gli studi vengono fatti su cellule in coltura. E così su queste cellule invece andiamo a verificare se ci sono effetti sulla regolazione genica e quali geni possono essere modificati dalla presenza della radiazione Wi-Fi. E intendiamo fare anche una indagine che si chiama RNA-seq, cioè una valutazione degli RNA espressi dal nucleo cellulare che permetta di identificare quali sono le vie attraverso cui questi campi elettromagnetici possono modificare la regolazione del DNA. Vorrebbe intanto dirci com'è stata negli ultimi anni la sua esperienza di ricerca al CNR? C'erano sufficienti fondi pubblici? No, al CNR i fondi relativi agli effetti biologici dei campi elettromagnetici mi sono stati tolti già nel 2005.
e quindi io ho dovuto trovare finanziamenti esterni al CNR per portare avanti la ricerca. È possibile utilizzare i campi elettromagnetici anche a fini terapeutici, secondo le sue conoscenze? Sì, ora siamo di fronte ad una situazione piuttosto paradossale, perché negli Stati Uniti una ditta che si chiama Optune ha proposto di un sistema di terapia fatto con campi elettromagnetici per il glioma, cioè per i tumori cerebrali. E questa terapia fatta con radiazione elettromagnetica è stata approvata dalla Food and Drug Administration, la quale contemporaneamente dichiara che nel dare questi permessi per l'attuazione di questa terapia, gli effetti terapeutici sono dovuti ad effetti non termici delle radiazioni elettromagnetiche, perché gli effetti non termici non vengono riconosciuti, tant'è vero che noi qui in Europa, nella maggior parte dei paesi, abbiamo un limite di esposizione di 61 volt per metro, e che è il livello termico, cioè il livello a cui i campi elettromagnetici irradiati formano calore sulle persone, per esempio, esposte. E al di sotto di questi valori, cioè di 61 volt per metro, non vengono riconosciuti gli effetti non termici. E questo comporta contemporaneamente una doppia verità, cioè da un lato si riconosce gli effetti terapeutici dei campi elettromagnetici non termici, e dall'altro invece, nei limiti di legge, si nega che i campi elettromagnetici di livello non termico abbiano effetti biologici. In Italia, dove c'è un limite di 6 volt per metro per i luoghi dove si resta più di 4 ore, è 6 volt per metro. Che cosa significa che in Italia vengono riconosciuti questi effetti non termici? Quando fu adottato il limite di legge di 6 volt per metro della legge 381, l'Istituto Superiore di Sanità aveva chiesto di mantenere 61 volt per metro. Fu ridotto a 20 volt per metro relativamente agli effetti immediati e a 6 volt per metro per le permanenze di più di 4 ore. Tuttavia questo limite di 6 volt per metro non è sufficientemente cautelativo. E qual è un limite cautelativo? Il limite cautelativo consiglia di mantenere un livello almeno di 0,6 volte per metro, cioè 10 volte minore. La stessa cosa fa, per esempio, la raccolta di pubblicazioni fatta da bioiniziative negli Stati Uniti, in cui appunto nelle prime pagine, come riassunto della valutazione dei 1600 lavori che vengono analizzati, che si evince che il livello di maggior sicurezza dovrebbe essere di almeno 0,6 volt per metro. Grazie e buon lavoro. Grazie.